L'Unione Sportiva Tolentino 1919 si presenta anche in questo 2018 al Cremisi Festival. Quattro giornate intense ricche di appuntamenti sportivi, ma non solo. Ne parliamo con il presidente Marco Romagnoli. Si è partiti quest'oggi, giovedì 30 agosto, con il taglio del nastro e la presentazione di alcune squadre della città e poi tanti altri eventi. Una giornata però, quella di quest'oggi, particolare. Sì, è particolare perché chiaramente iniziamo questo bis iniziato lo scorso anno ed è particolare perché coincide con l'addio di un ex sindaco che a prescindere dalle parti ha rappresentato in maniera eccezionale il comune di Tolentino, che è l'ex sindaco Nicola Comi, che peraltro è stato anche negli anni dirigente dell'Unione Sportiva Tolentino, quindi anche a nome credo dell'amministrazione, a nome di tutti i cittadini e dei nostri associati vogliamo ricordare la figura di Nicola Comi come uomo delle istituzioni e come uomo dello sport. Vicepresidente dell'US Tolentino Fabio Mazzocchetti, nonché uno degli organizzatori, seconda edizione di questo festival, è stata dura ma ce l'avete fatta. Sì, iniziamo anche quest'anno, questo è il secondo anno sulla scia della prima edizione, che poi era la prima delle tre che porteranno al centenario dell'US Tolentino. E, ecco, rinnoviamo l'appuntamento per il secondo Cremisi Festival, quest'anno di quattro serate, quindi iniziamo stasera, giovedì, con una serie di eventi. Avremo il doppiatore marchigiano, avremo musica, domani ci sarà la presentazione del settore giovanile, a seguire il settore giovanile un evento con Luca Pagliari e Beccalossi e poi musica fino a tarda notte. Sabato presentazione della prima squadra, dopo la presentazione musica fino a tarda notte, per poi sfociare domenica nell'evento finale con i recidivi e il chitarrista degli stadio. Quindi quest'anno un quattro giorni abbastanza intenso. Riccardo Lombardelli, presente a questa prima serata del Cremisi Festival con i suoi video del doppiatore marchigiano. Innanzitutto vuoi raccontarci com'è nata questa idea di realizzare e poi pubblicare sul web questi mini video in pillole? Allora, praticamente tutto è nato per gioco con una chat della classe, per una cena di classe che dovevamo fare tutti insieme. Poi sta cena non veniva mai fatta e abbiamo iniziato a dire goliardate sulla chat. Poi, ricordando i vecchi tempi, io quando andavo a scuola già facevo dei doppiaggi molto artigianali con videoregistratori e cassette, un macello. E poi durante questi discorsi un amico nostro, Stefano, che fa parte del team del doppiatore marchigiano, mi ha detto di scaricare Stap, che appunto serve per doppiare i video. Ho scaricato l'app, ho iniziato con le prime prove di doppiaggio, poi da lì l'ho iniziato a girare a qualche amico e inizialmente hanno girato moltissimo per mezza Italia e, vedendo che il format funzionava, hanno deciso loro, perché io non sono anti-social, d'aprire la pagina Facebook.